Allora, l'altra volta continuiamo, diciamo, con quello che abbiamo visto, che è, diciamo, abbiamo analizzato in maniera approfondita la Chiesa, vero? Abbiamo visto quali sono gli elementi che caratterizzano la Chiesa e la sua composizione, e abbiamo visto che la composizione di una Chiesa influenza fortemente le proprietà meccaniche che lei ha. Abbiamo detto anche l'altra volta che la ghisa può essere ottenuta o direttamente di colata, ovviamente si parla di colata successiva, non quella che si ottiene dalla siderurgia per avere il primo prodotto, vero? Ma si parla ovviamente di colate successive per ottenere e dare forma ai materiali, anche perché, come abbiamo detto, la ghisa viene lavorata o per fusione o per asportazione sluicero, cioè non si può ottenere, non si può dar forma alla ghisa attraverso dei processi di deformazione plastica, perché le caratteristiche meccaniche, le proprietà meccaniche la ghisa possiede non gli permette, non ha malleabilità ed utilità che gli permette di deformarsi a, diciamo, senza variare lo stato, la fase solida. Va bene? Abbiamo visto altresì l'altra volta che per ottenere quindi i manufatti di ghisa attraverso processi di fusione possiamo avere due tipologie di ghisa, la ghisa bianca e la ghisa grigia. E abbiamo distinto queste due sulla base, diciamo, della presenza di questa sostanza, appunto, è la cementite, che è un tipo particolare di composto che si forma unendo il ferro con la grafite in maniera particolare. Allo stesso tempo abbiamo visto che un altro modo di poter ottenere le ghise di colata è ovviamente le ghise grigie. Ghise grigie che si presentano come ghise dove il carbonio in questo caso precipita sotto forma di grafite, quindi un composto formato prevalentemente da carbonio e che conferisce alla ghisa caratteristiche diverse da quelle della ghisa bianca. Rimane oggi da vedere le ghise malleabili, che sono quelle che si ottengono non direttamente da colata, ma dalle ghise bianche o ghise di partenza attraverso un processo, attraverso un trattamento termico, e lo vedremo ora a breve. Prima di entrare in merito appunto di vedere queste ghise malleabili, facciamo un attimo un ripasso veloce di queste ghise. Abbiamo visto quindi che la grafite ha un effetto, o meglio, il carbonio ha un effetto rilevante per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche di questo materiale. L'effetto di questo materiale ovviamente viene controllato attraverso un processo di colata, attraverso l'aggiunta di particolari sostanze, come per esempio il silicio, che hanno il compito di essere grafitizzanti, cioè di facilitare la formazione di grafite e di contrastare la formazione di cementite. Allo stesso modo abbiamo visto un altro composto, invece ha una funzione opposta, che è il cromo, che ha il compito di essere una sostanza antigrafitizzante e quindi di facilitare la formazione di cementite. Allo stesso modo abbiamo visto che ci sono alcuni composti, come per esempio il boro, che a seconda in che concentrazione si trovano, possono essere grafitizzanti o antigrafitizzanti, quindi possono in qualche modo influenzare il tipo di comportamento che una ghisa viene a ottenere. Sempre allo stesso modo abbiamo visto anche un altro elemento che ha un'influenza forte per la natura del composto che ne esce, cioè se la cementite o la grafite, è lo spessore del pezzo che io voglio ottenere per fusione. Infatti, spessori maggiori comportano tempi di raffreddamento maggiori e quindi, quando il tempo di raffreddamento è maggiore, si forma maggiormente grafite e non cementite. Quindi lo spessore del getto ha un'influenza rilevante anche sul tipo di se ne esce più cementito o se ne esce più grafite. Abbiamo visto le proprietà meccaniche, abbiamo visto che la ghisa bianca in generale è una ghisa
molto dura, quindi durezza molto elevata. Proprietà meccaniche prevalentemente prevedono un sigma di rottura buono, che però ha come caratteristica principale quella della resistenza all'usura, che è una delle caratteristiche principali che la caratterizza, proprio per questa sua eccessiva durezza. Quindi impieghi prevalentemente di manufatti stafici, che però diciamo hanno come caratteristica principale quella di essere diciamo a contatto con altri componenti in movimento e quindi che hanno il compito di essere tutelate prevalentemente da un punto di vista di usura. Allo stesso tempo, l'altra volta proprio abbiamo visto la ghisa grigia. La ghisa grigia abbiamo visto si caratterizza per la presenza di grafite. La presenza della grafite influenza fortemente le proprietà meccaniche di questa ghisa, soprattutto la forma di questa grafite. Abbiamo visto che la grafite può prendere varie forme, che nella parte più estrema vanno dalla forma a lamella alla forma a sferulo. E abbiamo visto che quando la grafite prende la forma di sferulo, la ghisa grigia ha un comportamento con proprietà meccaniche migliori, quindi con proprietà meccaniche che si avvicinano a quello del punto dell'acciaio. Abbiamo visto altresì che però il processo di sferodizzazione, quindi di formazione della sferula, richiede un controllo particolare in fase di colata. E quindi ovviamente, e questo diciamo era ovvio, la presenza cioè la presenza di grafite sotto forma di sferule passa, diciamo, passa attraverso un processo di fusione controllato, che quindi prevede anche il sostentamento di un maggior costo. Questo è un po' quello che vedemmo l'altra volta, e vediamo appunto come lo sferulo rispetto alla lamella presenta caratteristiche meccaniche migliori. Abbiamo visto anche la differenza tra lamella e flocculo, cioè abbiamo visto come se la lamella è più arrotondata, più concentrata, attraverso anche qui un processo di fusione controllato, migliore è la proprietà meccanica. Quindi il fatto di avere anche una lamella però più contenuta, di dimensioni più tozza, questo tende a migliorare ovviamente le proprietà meccaniche del nostro materiale. Quindi anche la lamella può in qualche modo essere controllata, e abbiamo visto che più che la lamella è lunga, come ovvio che sia, essendo una direzione preferenziale di rottura, minore è le proprietà meccaniche che la ghisa offre. Tornando al processo di sferolizzazione, abbiamo visto che tipico, per esempio, processo per poter ottenere lo sferulo, bisogna eliminare completamente lo zolfo il più possibile dal bagno di fusione, quindi raffinandolo, aggiunta di magnesio e cerio, e soprattutto, siccome il magnesio potrebbe favorire la formazione di cementite, che nella ghisa grigia ovviamente è non desiderata, si tende a inoculare durante il raffreddamento nel bagno di fusione leghe di ferro silicio, con il compito appunto di contrastare la formazione di cementite. Abbiamo visto anche l'altra volta che il magnesio è un po' pericoloso, perché ha una capacità di ossidarsi facilmente, e quindi è un processo che va fatto controllando molto accuratamente l'evolversi dello stesso, per evitare il rischio di far nascere dell'incendio.
abbiamo visto che l'effetto del magnesio sulla microstruttura della chiesa è forte, addirittura per poter avere una presenza di sferoidi invece di lamelle, il magnesio deve superare la concentrazione di circa 0,03-0,04%. Di solito la concentrazione ottimale che si tende a privilegiare all'interno del bagno di fusione è 0,05%. E come vedete si va a raggiungere addirittura una nella chiesa sferoidale rispetto alla lamellare o rispetto a quella bianca, si ottiene buone proprietà meccaniche vicine a quelle dell'acciaio e addirittura si ottiene anche una capacità di allungamento, proprio perché la presenza dello sferulo non, tende a non impedire o a permettere uno scorrimento dei piani ionici e quindi anche una deformabilità. E quindi anche un comportamento che per certi versi si avvicina anche in termini di tecnologia, possibilità di produrlo, anche a un processo magari non solo di fusione, ma anche di deformazione. Bene. Altro elemento abbiamo visto proprio ieri, era che anche lo spessore del getto influenza sulla forma dello sferulo. Ovviamente, più che il tempo di raffreddamento è lungo, più che lo sferulo si forma di dimensioni maggiori. Infatti, come vedete, nella superficie 2.2, la forma dello sferulo è molto maggiore nella parte 2.3 o 2.4, dove spessori minori hanno tempo di raffreddamento più bassi. E come vedete, ovviamente questo fatto poi va a ricadere sulle proprietà meccaniche che ovviamente il materiale viene ad avere. Ok? Perché comunque anche lì la dimensione dello sferulo può in qualche modo può influenzare sulle proprietà meccaniche. Qui vi fa vedere com'è, diciamo, la dimensione dello sferulo in relazione allo spessore del getto. Bene, qui poi noi abbiamo detto ci possiamo fermare. Questa parte sotto, poi ovviamente la chiesa sferoidale per altri versi è caratterizzata anche da altre proprietà in base al tipo di matrice principale che si viene a creare, perché comunque la struttura metallica poi va a caratterizzare una struttura, un cristallo e una cella ben precisa a seconda anche qui del tempo di raffreddamento. Quindi noi abbiamo visto uno degli aspetti che caratterizza la chiesa, che è quello principale, che è quello quindi della formazione di grafite o di cementite, e all'interno anche la formazione di grafite, della forma che la grafite può prendere, ma ci sono altri aspetti che caratterizzano la chiesa, però diciamo che è la matrice di base su cui la grafite o la cementite viene a trovarsi. Però diciamo, in linea di massima, questa parte la affronterete in maniera più dettagliata nel programma di quarta quando farete il diagramma ferro-carbonio. Per quanto ci riguarda, è già sufficiente tutto questo per una buona caratterizzazione, per la caratterizzazione del 90% del comportamento della chiesa. Anche perché, come abbiamo visto, la grafite e la cementite sono quelle che caratterizzano per la gran parte le proprietà del materiale. Un'ultima cosa che mi piaceva farvi notare è la nomenclatura. La nomenclatura è abbastanza semplice per le chiese, sia quelle grigie che quelle bianche. Ora vediamo quelle grigie. Quelle grigie si caratterizzano da avere il numero IN, la lettera IN, che è la norma che rappresenta la nomenclatura per le chiese, IGJ, che sta per ghisa grigia. Accanto a GJ c'è poi la lettera S o la lettera L, a seconda se si parla di ghisa sferoidale o di ghisa lamellare. Accanto a questi due numeri, a queste tre lettere, c'è poi un numero 350, 400, 450, che non è altro che il carico di rottura.
dalle proprietà, diciamo, dalle prove di trazione. Ok? Questo è ciò che dovete sapere per quanto riguarda la nomenclatura. Ok? Quindi, ricapitolando, le N, JJ, se è grigia, SOL, se è lamellare o solidale. Il numero rappresenta il carico di rottura. Fate vedere un attimo se la ghisa bianca mi sembra. Anche che poi c'è proprio delle slide precise sulle ghise, sulle nomenclature. Volevo vedere anche se sulla grigia c'era sulla bianca ci fosse stata la nomenclatura, però non mi sembra di averlo visto. Ok, no, vabbè, comunque poi ora dopo la mercatura la facciamo. Andiamo a vedere ora le ghisi malleabili. Fino a qui tutto bene, posso andare? Tutto bene? Nessuno parla. Vado avanti. Allora, andiamo ora a vedere le ghise malleabili. Allora, le ghise malleabili sono quella terza categoria di ghise che, come abbiamo detto, si ottengono non direttamente dalla colata, ma da un successivo trattamento termico. In modo particolare si ottengono dalla ghisa bianca. Si prende quindi il prodotto di fusione della ghisa bianca e su questa si va ad operare un trattamento termico. Il trattamento termico che andremo a fare su queste ghise è di due tipi, a cuore bianco o a cuore nero. Si distingue per la cuore bianco, chiamata anche europea, con il W, a cuore nero americana, che è quella americana appunto. Qual è il compito di questo trattamento? È quello di trasformare la cementite in noduli di grafite, un po' come si faceva nella ghisa sferoidale. Va bene? Qual è, diciamo, lo scopo di tutto questo? Ottenere un materiale che ha una buona combinazione fra le proprietà meccaniche e la duttilità a freddo, quindi la lavorabilità. Vero, come dice anche la parola, malleabile vuol dire facilmente lavorabile, più facilmente lavorabile. Vedete, quello che si forma è il nodulo, non è proprio uno sferulo, però diciamo si tende a raggruppare la grafite in zone ben definite. Ecco perché si chiama nodulo o flocculo, non si chiama né lamella né sferula. Allora, come si fa a ottenere questo tipo di ghisa? Qui ve lo spiega. Va bene? Riscaldamento nel campo a stennesio cementite. Qui si fa, diciamo, un riscaldamento a circa 900 gradi centigradi della ghisa e si mantiene in temperatura. Mantenendo chiaramente a 950 gradi, il materiale non si fonde, rimane solido, c'è solamente una trasformazione di struttura. Rimane solido, però il carbonio si trova prevalentemente in cementite, si separa e dà origine precipitando a questi flocculi che abbiamo visto. Una volta, diciamo, mantenuto in temperatura per un certo tempo, qui vedete il comportamento, va bene, si scalda. Si mantiene in temperatura e poi si continua a raffreddare lentamente. Va bene? Nel raffreddamento, dice si tende a modificare anche la matrice, da austenite diventa ferritica. Qui abbiamo due casi. Nel caso europeo, che è il caso A, si fa un raffreddamento lento per avere ferrite.
Nel caso invece di quella americana, il raffreddamento è in aria o olio per avere chiese malleabili per litiche, quindi cambia la struttura della chiesa, la matrice metallica principale, che in quella europea è ferritica, in quella americana è perlitica. Qui vedete il caso B e quello sotto. Va bene? Quindi nel caso americano, una volta che si è raffreddata, si tende a riportarla a temperatura maggiore della deltoide, che è circa 4,50, per rinvenire la martensita sferoidale e la perlite. Va bene? Quindi per cercare di modificare la struttura che si è venuta a creare, per togliere una sorta di distensione materiale, per togliere l'eventuale rischio di formazione di martensite, e di riportare la perlite in una forma sferoidale. Altro elemento che caratterizza la formazione di questa ghisa non è solo l'evolversi della temperatura, ma è anche l'ambiente, l'atmosfera su cui questo trattamento avviene. Ovvero, l'atmosfera su cui io vado a riscaldare questo materiale è rilevante. Va bene? Cioè, posso avere un'atmosfera decarburante. Cosa vuol dire decarburante? Un'atmosfera la possiamo anche andare a trovare. Eccolo qua, vedete, una miscela, diciamo, decarburante è che contiene grandissime quantità di azoto, oltre ad idrogeno e CO2. Va bene? Quindi è un'atmosfera ricca di queste sostanze, di azoto e carbonio e CO2, va bene? Qual è il compito appunto di questa atmosfera? Questa atmosfera appunto ha il compito di garantire che nella ghisa si venga a formare la matrice ferritica. Se invece l'atmosfera è neutra, quindi non è ricca di carbonio, in quel caso lì si viene a ottenere una ghisa malleabile a cuore nero. Quindi, e qui dice la matrice si ottiene è duplex, ferritica più perlitica. Quindi il fatto che sia cuore bianco o cuore nero dipende dal tipo di atmosfera, se decarburante o neutra. Chiaro? Quindi per ottenere ghisa malleabile facciamo tipi di trattamenti termici particolari con l'andamento della temperatura che varia a seconda se è europea o americana. In quella europea in entrambe si scalda fino a 950 gradi, che è il campo austenitico cementifico. A quel punto si va in quella europea in un raffreddamento lento, che lo vediamo qua, per avere ferrite, che è la parte sopra. In quella americana si va prima ad avere un raffreddamento veloce in area olio, poi si riscalda alla temperatura tettonica e poi raffreddarla di nuovo e si ottiene una matrice prevalentemente perlitica. Allo stesso tempo si può avere quella a cuore bianco o quella a cuore nero. Quella a cuore bianco si ottiene una matrice ferritica, quindi un'atmosfera ricca di carbonio e azoto. Quella neutra si tiene invece a ottenere una ghisa malleabile, o meglio, qui secondo me c'è un errore. Decarburante vuol dire tende a togliere il carbonio, quindi a togliere il carbonio in un'atmosfera ricca d'azoto, dove effettivamente il carbonio che è presente nella ghisa viene in qualche modo va
va in atmosfera e quindi si tende a pulire la ghisa dal carbonio e quindi in effetti diventa a cuore bianco. Invece a cuore nero l'atmosfera è neutra, quindi non si tende a togliere il carbonio alla ghisa e la matrice in questo caso è doppia, perlitica, ferritica. Ferrite in superficie e perlite al cuore. Qui vi fa vedere le proprietà. In generale sono buona fluidità e colabilità, e questo è un po' come tutte le ghise, buona lavorabilità all'utensile, anche questa è tipica a tutte le ghise. Buono per resistenza resistenziale di utilità e di tenacità. Ecco, e questa invece è la caratteristica che distingue la ghisa malleabile magari dalla ghisa bianca, che è il motivo per cui la ghisa bianca si tratta per modificarla. Inoltre, le ghise malleabili hanno elementi di lega che possono migliorare la resistenza alla corrosione, e questo è importante in applicazioni meccaniche, resistenza a calda all'ossidazione, chiaro? E quindi a sua volta alla corrosione, a formare quindi ossidi, resistenza all'usura e all'abrasione e resistenza alla rottura. Quindi in qualche modo tende ad esaltare le proprietà meccaniche appunto di questa ghisa. Come vedete, la nomenclatura della ghisa, ma poi la vedremo dopo, è una nomenclatura che prevede GB e poi tutta una serie di eventuali leganti che possono caratterizzare gli elementi di lega di questa ghisa per esaltarne più o meno le proprietà, come abbiamo detto prima, a seconda, per esempio, di resistenza a calda all'ossidazione e resistenza all'usura. Quindi che hanno il compito queste sostanze leganti, eventualmente vengono messe in questi tipi di ghisa particolari destinate poi al trattamento termico ad esaltarne certe proprietà. Chiaro? Come per esempio il cromo che tende ad esaltare le proprietà antiossidanti, come lo fa nell'acciaio, il famoso acciaio inox. Ok? Io per ora direi che siamo a posto, questa prima parte della lezione. Vi lascio ora qualche minuto per riposarvi, ok? Affronteremo nella seconda parte, diciamo, di questa lezione, tutte le nomenclature delle ghise. E con questo possiamo dire che forse abbiamo terminato la ghisa. Se non avete domande, vi lascio 10 minuti, un quarto d'ora di pausa. Ci rivediamo verso le 10:10. Allora, riprendiamo il ragionamento. Ovviamente riconfermiamo il trattamento di decarburazione. Decarburante vuol dire un'atmosfera che facilita l'eliminazione del carbonio dalla materia dove si trova. E quindi, come abbiamo detto, a cuore bianco, l'atmosfera decarburante ha l'obiettivo di togliere il carbonio dal materiale fuso, va bene? E quindi di ridurre la percentuale di carbonio. Questo siamo in quell'acquario bianco, ok? Bene, tornando quindi ai nostri appunti, abbiamo quindi visto le ghise malleabili, cuore bianco, cuore nero, quella bianco è europea, quello nero è americano e la tecnica per formare, diciamo, questo materiale, in quello europeo si scalda alla temperatura di 150 gradi e poi si lascia lentamente raffreddare per ottenere una matrice ferritica malleabile, in quello americano si scalda sempre alla stessa temperatura, poi si raffredda velocemente in aradolio, poi si ririscalda fino alla temperatura ossettica e poi si va di nuovo a raffreddare per ottenere una matrice perlitica. Quindi in quella europea la matrice prevalente è ferritica, in quella americana è perlitica. Grazie.
proprietà della ghisa malleabile, l'abbiamo detto, resistenza alla corrosione, resistenza al caldo e all'ossidazione, resistenza all'usura e all'abrasione, resistenza alla rottura, soprattutto anche con l'aiuto di alcuni elementi leganti. Ok? La nomenclatura l'abbiamo visto è GB e l'eventuale presenza dei leganti. Andiamo a vedere in maniera più dettagliata. Qui va bene, ripeto, le ghise malleabili e sferoidali, ma queste già le avevamo viste. Va bene? Allora, vediamo ora l'ultima parte delle ghise, che è la classificazione. Va bene? Vediamola e leggiamola insieme, perché è abbastanza, diciamo, mnemonica, c'è poco da capire. Allora, ghisa bianca. Quando la maggior parte del carbonio presente nella ghisa è combinata con il ferro sotto forma di cementite, questo lo sappiamo, F3C. La ghisa viene classificata come ghisa bianca. Quella cementite è un carbonio che gli conferisce elevata durezza e fragilità. Questa è la designazione. GB0, ghisa bianca non legata. GBL, ghisa bianca debolmente legata. GBCR12, ghisa bianca legata contenente il 12% di cromo. Va bene? E questa è la norma di riferimento e fa riferimento alle ghise bianche. Ok? Poi abbiamo le ghise malleabili, che sono ghise bianche particolari che hanno subito un trattamento termico, ma che come composizioni è simile. Viene prodotta mantenendo la ghisa bianca ad un'elevata temperatura per decine di ore in ambiente ossidante o riducente. Se l'ambiente ossidante ottengo ghisa malleabile a cuore bianco, quella europea, la cui superficie è quasi completamente decarburata, cioè priva di carbonio, per dare una struttura ferritica e viene usata per produrre raccordi idraulici. Se l'ambiente è riducente, quindi con presenza di carbonio, si ottiene la ghisa malleabile a cuore nero. In questo caso la cementite si trasforma parzialmente in grafite in una struttura perlitica. A seconda avviene raffreddamento. E viene usata per usare BL o Carter. La designazione è W 400,05 kg malleabile a cuore bianco, B ghisa malleabile a cuore nero. E la norma di riferimento è questa. Poi abbiamo le ghise grigie, che sono lamellari o sferoidali e si differiscono dall'L o dalla S, dove poi il numero, quindi GJ è uguale per tutte e NCJ poi si differisce per L lamellare, S sferoidale. 350 o 200 è il carico di rottura. Ok? Si ottiene la sferoidale aggiungendo il magnesio, ma questo l'abbiamo detto, che permette la formazione di sferoli. Le norme di riferimento per la lamellare la EN-UNI-N 1561. Per la sferoidale UNI-N 1563. Ok? Qui poi vi riporta un attimo un minimo della, diciamo, della filiera della ghisa. Quindi si parte dall'alto forno dove si produce scoria o loppa e la ghisa. La ghisa poi può essere o destinata alla produzione dell'acciaio oppure da origine ai cubilotto o ai pane di ghisa. A questo punto la ghisa può avere o un percorso di ghisa bianca con elementi antigrafitizzanti o manganese e cromo, oppure un percorso di ghisa grigia con elementi grafitizzanti come per esempio il silicio. A quel punto qui abbiamo la ghisa lamellare, primo prodotto di fonderia, che può essere o direttamente usato in lamelle per parti, diciamo, monoblocchi, testate, raccordi, quindi parti statiche, ed è come vedete la lamellare, con un carico di rottura 200-250, oppure può dare origine a una ghisa sferoidale, come abbiamo visto attraverso l'aggiunta di manganese, ed è più nobile, quindi oggetti anche dinamici, non solo statici come monoblocchi, quindi alberi a gomiti, ruote dentate, monoblocchi, e ha, come vedete, la nomenclatura un JS, il numero, e ha ovviamente caratteristiche meccaniche migliori, va bene? Che si avvicinano quasi a quelle dell'acciaio.
La chiesa bianca invece sa, diciamo, può essere usata o direttamente come per ruote a relici di laminazione, ed è questa, la Uni 8845, eventualmente anche con degli elementi di lega, ok? Oppure può essere usata con il trattamento termico la chiesa malleabile. E può avere a cuore bianco un ambiente decarburante o ossidante, in cuore nero un ambiente riducente, quindi ricco di carbonio. E abbiamo a cuore bianco e a cuore nero, la sigla è W a cuore bianco, B a cuore nero. Ok? E queste sono le sigle, poi i numeri della chiesa. Va bene? Qui poi abbiamo perché cosa viene usata per accordi, e questa invece la chiesa a cuore nero viene usata per BL o card, quindi più nobili. Ok, quindi abbiamo fatto anche un ripasso in generale della chiesa. Va bene? Con questo, se non avete, diciamo, domande particolari da farmi, possiamo congelare almeno il materiale ghisa, che abbiamo visto per la gran parte. Avete domande? Posso chiudere l'argomento ghisa e passare al successivo? O avete delle domande da farmi? Posso chiudere? Ok.